Bene, ciao Alfredo, come stai? Benissimo, Bene, ciao, come stai te? grazie. Sono contenta di ritrovarti e di chiacchierare con te in questo secondo episodio di About Reason. Inizi ad appassionarti di fotografia quando sei alle superiori, ti iscrivi poi all'Accademia Cavendish di Milano per diventare fotografo di moda. Come hai fatto a ritrovarti a fotografare la guerra civile in Donbass e poi a seguire i cartelli della droga nello stato di Guerrero in Messico? Dimmi cos'è successo. Io quando sono venuto a Milano le mie intenzioni erano comunque fare la moda, cioè sono cresciuto con le riviste che prendeva mia madre. I miei miti erano Albert Watson, Lindbergh, David LaChapelle, cioè era questa la fotografia che io ammiravo. Però ho avuto la fortuna di conoscere due persone quando sono arrivato a Milano. Uno era il mio professore proprio lì alla Cavendish, Sandro Iovine, che insegnava reportage, e poi un'altra persona che è un collega, è uno dei miei migliori amici, che è Mattia Velati, che invece lui voleva fare fotogiornalismo. I primi reportage li ho fatti con lui. Li ho fatti con lui fino a che poi per 4 anni in realtà ho smesso di nuovo di rifare comunque fotogiornalismo perché mi sono occupato di moda eventi e ho ricominciato proprio nel 2014 quando ormai la guerra civile nel Donbass era esplosa e da lì ho continuato a occuparmi di queste cose, di aree di crisi, perché sono comunque quelle situazioni reportagistiche dove io sento che posso dare di più, sento che lavoro bene. E sento anche che trovo dei colleghi con cui riesco veramente a costruire dei racconti o portare a casa delle storie che secondo me sono molto utili per il pubblico. Una volta ti ho sentito dire non è tanto importante ottenere una bella foto, ma è più importante capire come ci si arriva. Parlando del Messico, sappiamo che dopo lo Yemen è il secondo paese per morti di giornalisti. Quindi quando si decide di trattare temi complessi in zone di guerra, è fondamentale arrivare preparati. Quindi vorrei chiederti come ci si prepara ad affrontare un viaggio del genere, un progetto così, di questo tipo, nei mesi precedenti alla partenza e poi anche una volta quando sei sul posto. Per prepararsi c'è bisogno sicuramente di una pianificazione molto dettagliata e molto chiara che possa limitare il più possibile quello che è il caso. Ogni area di crisi o ogni teatro di conflitto c'è una preparazione base da mantenere, ma poi le dinamiche del territorio sono sempre molto diverse. Ad esempio, una cosa era il Donbass, dove ci sono due linee di fronte chiarissime, mentre ad esempio nel territorio di Guerrero o altri territori dove è la criminalità il problema. Non ci sono linee del fronte e quindi sapersi muovere, capire e sapere dove la sicurezza è assolutamente fondamentale, prepararsi sotto questo aspetto è necessario. Ad esempio, per Guerrero, ovviamente si tratta sempre di vivere un mondo abbastanza grigio in cui ci sono contatti perché magari una persona che è assolutamente estranea alla criminalità, però conosce determinate persone. Come diremmo noi in Italia, un amico di un amico. La cosa molto importante è sapere sempre, ad esempio, quando ci si muove, che potremmo essere isolati, ad esempio, il fixer per alcuni giorni. Ed è fondamentale la figura, ad esempio, quella che si chiama torre di controllo. Questo non ti salva magari da situazioni molto complicate, però sicuramente ti dà la possibilità di sapere che qualcuno sa che almeno tu eri lì. Hai citato una figura importante che forse per i non addetti ai lavori non è così chiara, che è quella del fixer. Questa è una figura che nel mondo della fotografia, soprattutto del fotogiornalismo e della documentazione, è una figura che passa sempre in secondo piano, poi quando c'è il risultato finale, che ad esempio può essere la pubblicazione, l'esposizione. Io tendo sempre a ringraziarli, ad esempio in Guerrero erano Clément Détry e Vania Pigeon, che sono stati fondamentali. Il fixer che cos'è? Proprio dal nome è la persona che deve risolverti, deve agevolarti, deve permettere a te come giornalista, come fotografo di arrivare al risultato. Quando tu ti ritrovi su una linea del fronte, ad esempio in trincea, fare una bella foto perché hai dalla feritoia della trincea la persona col Kalashnikov che lo punta fuori, possono farlo tutti, ma per arrivare lì, a volte queste persone sono le uniche che ti possono creare la possibilità di arrivare a quel luogo. Quindi sono le persone che conoscono chi chiamare, sono le persone che conoscono come muoversi, sono le persone che conoscono il territorio meglio di te, a cui ti devi affidare e che soprattutto devi ascoltare. Come ogni narrazione, anche il fotoreportage deve avere un inizio, uno sviluppo centrale e una conclusione. Ad esempio, in Forgotten Guerrero, il tuo lavoro si apre con questo ritratto di una donna, una mamma, che tiene in braccio sua figlia e anche un fucile. Perché sappiamo che questa donna fa parte di quei gruppi di autodifesa che si sono creati nei villaggi
e che si sono formati proprio perché non possono fare affidamento alla polizia locale. Perché secondo te questa immagine è così importante per aprire il racconto? Io ho sempre l'idea che la prima immagine deve introdurti all'interno della storia, deve porti delle domande su qual è il seguito, ma deve anche riassumere all'interno tutto quello che tu volevi dire. Quell'immagine lì l'ho scelta sempre come, ad esempio, immagine introduttiva, perché ci sono tutti gli elementi che descrivono Guerrero, ad esempio, che sono di maggioranza nativa Nahuatl e lei è Nahuatl, con i suoi abiti Nahuatl, però c'è proprio l'elemento della bambina e del fucile, che sono contrastanti, perché lei, generalmente, come molte donne di questi villaggi, fa una vita molto casalinga, ma perché ha un fucile? Proprio perché la violenza di Guerrero arriva a questi villaggi. E questa persona qua, come tante donne del villaggio, in particolar modo di Rincon de Chautla, ha deciso quindi di far parte di queste polizie comunitarie, che sono delle polizie che il governo messicano generalmente non riconosce, ma le tollera. Le tollera perché è consapevole che le forze di sicurezza, le forze armate, non possono aiutare questi villaggi sperduti nelle montagne. Nei giorni scorsi sono arrivate delle domande nelle box di Instagram e una in particolare chiedeva come trovi le tue storie, come arrivi a decidere di scattare qualcosa, di raccontare delle storie in giro per il mondo. Ci sono molte dinamiche che portano poi il fotografo ad arrivare a una storia. Quello che mi piace di più è il dialogo tra me e il giornalista, cioè quando in due ci interessiamo su un posto, ci documentiamo, a volte lo faccio anche autonomamente, però è molto più bello quando c'è un dialogo, nei dialoghi alla fine si crea sempre qualcosa di più. Le storie quando si trovano però si trovano anche poi quando si va sul posto, perché ad esempio Guerrero, io ho avuto la fortuna di collaborare con Pierre Sautrel, un giornalista francese bravissimo con cui ho lavorato tantissimo anche nel Donbass, noi eravamo andati lì con un obiettivo solo, che era quello dei paesi fantasma, cioè tutti i pueblos fantasma sono questi villaggi, sono vuoti, sono stati abbandonati, ma o si sa la popolazione dov'è, cioè sono diventati desplazados, quindi si sono mossi, se ne sono andati, perché la violenza li ha colpiti e quindi diventano rifugiati, senza usare termini più complicati, oppure, è ancora peggio, non si sa che fine abbia fatto la popolazione. Però era questa la storia. Eppure, lavorando, alla fine abbiamo fatto tante altre piccole storie, ad esempio le scuole che vengono abbandonate, figure di persone sotto minaccia e sotto scorta, la situazione di Acapulco. E allora lì io ho cominciato a pensare, no, qua ci sono varie dinamiche di violenza, non è solo questo dei villaggi, ma invece poi scopri che Guerrero ha 40 gruppi criminali diversi. Guerrero è lo stato dove viene prodotto l'amapola, quindi l'oppio per produrre l'eroina. Solo Guerrero è il 60% dell'eroina che viene consumata nel Nord America. E allora ecco la tua storia. Quindi a volte si trova sul campo. Certo, e poi inizia a lavorare su un filone e se ne aprono 100.000. Senti Alfredo, ti va di approfondire magari qualche immagine, qualche foto che ti sta a cuore? Assolutamente. Dimmi tu, perché io ho citato l'immagine della mamma con la bambina, però se ti va di raccontarne qualcun'altra. Contesto, i gruppi criminali, i cartelli messicani, a differenza di altre realtà mafiose come ad esempio la nostra, loro espongono molto il loro potere, si chiama necropolitica, significa che loro terrorizzano la popolazione locale perché devono far capire che loro sono i detentori di vita e morte degli abitanti. A volte le vittime sono proprio persone prese a caso. Questo era un ragazzo che stava tornando a scuola, un ragazzo assolutamente estraneo a qualsiasi realtà criminale, 17 anni, non torna a casa, per giorni non si sa che fine abbia fatto e ovviamente in Messico scomparire significa sempre una cosa sola, e quando l'hanno ritrovato era stato fatto a pezzi, quindi immaginatevi già il contesto di violenza. In più il coroner aveva confermato che le accoltellate che si vedono nell'immagine sono state fatte dopo che il ragazzo è stato ucciso. Quindi un senso di violenza enorme. Io sono stato lì all'interno di questa struttura che non era un obitorio, perché talmente ci sono tante vittime anche da Acapulco che l'obitorio di Acapulco non le può gestire e se ne occupano ad esempio le agenzie funebri di tutta quella parte là. Ho delle immagini terrificanti. Diversa cosa era Haiti. I corpi che si mescolavano con le macerie per me era la cosa simbolica. Era la cosa simbolica. Cioè il fatto che tu percepisci che quelle sono persone e non sono invece macerie più scure
Anche perché non è evidente, è una lettura che viene in un secondo momento, quello di capire che ci sono dei corpi in mezzo a quelle macerie. Quello da Haiti giustamente era una notizia internazionale, c'era il classico circo mediatico, e lì avevo pensato che forse era meglio dare una lettura un po' più complessa, cioè del tipo sì, questi sono vittime, però la cosa tragica è come queste vittime siano mescolate al territorio, come proprio macerie e persone. Lo ritenevo comunque un linguaggio più adatto per parlare dei fatti di Haiti. Sì, e di tutto il contesto che ci sta attorno, quindi al di là del documentare il disastro naturale è ok, come hanno vissuto queste persone, come vivevano prima e come stanno vivendo oggi la situazione. Comunque, tener chiaro l'obiettivo del tuo racconto è fondamentale, penso, di modo che... Sempre. Una cosa che io ci credo tantissimo non è il fotografo che conta, ma la storia che lui fa. Cioè, se fosse per me potrei anche essere anonimo, cioè non è che quello che mi importa è Alfredo Bosco. L'importante è che la gente sappia di Guerrero, che la gente sappia del Donbass, che la gente sappia della criminalità nel sud Italia. Cioè, secondo me è la storia che conta. Quello che conta è che qualcuno possa sapere di più del posto che tu hai documentato. Questa per me è proprio inciso proprio nel mio cuore. Infatti, a proposito di questo, che è un po' anche la vocazione di ciascun fotografo, no? Trovare il senso che sta dietro al proprio lavoro, vorrei chiederti cosa significa per te essere fotoreporter oggi? Qual è la ragione? Oggi è molto più complicato, credo, perché anche i social network hanno cambiato molto quella che è la comunicazione di chi opera e fa. Credo che oggi sia comunque fondamentale per un aspetto solo, quello base, cioè le persone hanno un'invasione di immagini enorme, le immagini ce ne sono centinaia di migliaia e milioni, ma le immagini che raccontano qualcosa sono in realtà molto più rare, quindi i fotografi, i reporter, i giornalisti che riescono invece a portare quella che è la storia, la narrazione e il contenuto sono ancora importantissimi, perché se no non saremo consapevoli di quello che sta effettivamente succedendo. E quello che sta succedendo, comunque il mondo non è un posto semplice, ci sono teatri di conflitto, aree di crisi in cui fuori da questa pandemia ancora le persone hanno enormi difficoltà, vivono tragedie e per fortuna ci sono reporter che vogliono parlare di queste storie.